Finalmente i nuovi skateboard e le nuove motociclette motocross sono arrivate su Fortnite. Non ci credo! Amico mio, mi raccomando, se anche tu vuoi ricevere la mia richiesta, vai nel negozio jet di Fortnite e come supporta un creatore, in basso a destra, beh, chiaramente quando carica, inserisci l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Joe_X97, tutto maiuscolo. Io lo vado a riaggiornare, quindi cancella qui, scrivi Joe_X97 e clicchiamo accetta. Finalmente i nuovi skateboard e le nuove motociclette motocross sono arrivate su Fortnite. Oh, sono arrivati. Vabbè, comunque li hanno aggiunti e quest'oggi ti dirò dove trovarli e soprattutto come si potranno guidare. Prima di cominciare, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti do 3 secondi di tempo. Meno 3, 2, 1. Tempo scaduto. Iscriviti ora. Grazie mille perché so che l'hai fatto. Sono il loro massiccio, perdonatemi, sono capitato in una lobby di italiani perché c'è qualcuno che ha lo stesso nome del mio amico Bella Facciar. Cosa c'entra Bella Facciar? Ma non lo so. Comunque, tu ti starei chiedendo, ma questi skateboard cosa cazzo non la c'entrano? Joe, tu hai fatto i video delle moto, gli skateboard, chi cavolo sei? Tony Hawk, che è un campione mondiale di skateboard? Sì, sono io. Avete problemi? No, comunque hanno annunciato l'arrivo di nuovi veicoli. Oltre le moto ci sono gli skateboard e sono già stati trovati, sia le moto sia gli skate, all'interno dei file di gioco. Quindi questo vuol dire che è questione di secondi, di giorni, di poche ore prima che vengano introdotti. Sia gli skateboard sia le moto le potrai trovare in 3 zone della mappa, ossia pinnacoli pendenti, cascate della realtà e... boschetto bisunto, ti prego, ti prego, ti prego! Vai via, vai via! Sei un'aquila reale! Ci sono 3 cocco... Ok, killato, perfetto. Allora, il problema è che si gioca in squad, perché io sono andato in oro massiccio, ho fatto riempi perché giocare contro le squad da solo era un po' improbabile, e quindi c'ho tipo 4 player che ogni volta mi vengono addosso e io mi incacchio veramente, veramente tanto. Ok, eccoli qua, sentite? Ho l'obiettivo della partita è fare Victory Royale, ma non so come noi ce la faremo. Altra... Eeeh! Brutta bestia! Quante bestie zio Tobia! Ok, andiamo a pushare. Vai, Naruto! Se n'è andato. Cioè, tu mi hai lasciato con uno di vita, fra... Come mi sono autokillato! No, 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 no. Questa partita non sa da fa... Sì, ci risiamo. Sia gli skate sia le moto le puoi trovare a boschetto bisunto, cascate della realtà e pinnacoli pendenti. E come si possono guidare? Ma scusatemi, io sento un rumore assurdo. Ah, ok, sono i deltaplani. Per guidarli è semplicissimo. Basta che vai vicino alla motocross o vicino allo skateboard e devi tenere premuto. Per chi gioca da PC il tasto E, mentre per chi gioca da pad il tasto quadrato, e automaticamente salirai all'interno del veicolo. Ora, quando arriveranno? Beh, questo video uscirà il 27 giugno, i veicoli arriveranno il 2/1 luglio, quindi tipo tra 3-4 giorni, sia gli skate, sia queste benedette motocross, e pare che il giorno stesso in cui usciranno, non è che verranno messi così a caso, ma ci sarà proprio una patch, un update, quindi i server andranno offline e aggiungeranno una nuova parte di mappa che sarà tipo stile montagna, così potremmo andarci con le motocross e fare il nostro sport preferito, che in realtà non è il nostro sport preferito, però possiamo cavalcare le montagne con le motocross e fare brum brum. Però, ora, scusatemi che ho una piccola kill da andare a fare, c'è questa bestia, questo maiale che mi disturba, vieni qua brutto maiale, ti devo killare, tu non mi hai capito, ma... Ok, uno killato, me ne serve... Oh, ah bello! Anzi, state calma, fra... Fuori, fuori fuso totale, fuso bro. Cioè, te vuoi mettere contro di me? Sei un po' fuso. Ma non per qualcosa, perché ti devasto, cioè. Non ti do neanche il tempo di capire chi sei e dove ti trovi. Allora, subito 2 kill fatte, c'è il terzo. Andiamo a killare immediatamente. Guarda il video fino alla fine perché adesso ti dirò una super news del Fortnite Summer Vibes. Oh... Anche lui killato, stiamo procedendo alla grande, ma io sento ancora spari, infatti. Cos'è il Fortnite Summer Vibes? Beh, è un mega evento che sta organizzando Fortnite e che durerà 2 settimane. Sì, proprio 14 giorni. Ogni giorno
potrai riscattare un regalo tra quelli che ti metteranno a disposizione e verrà aggiunto una specie di rifugio, proprio come il Winterfest che hanno aggiunto lo scorso dicembre, esatto, solo che invece di essere un rifugio invernale è un rifugio estivo. La skin principale è tipo una skin stile hawaiano, che ha un costumino molto molto sexy, però è super muscolosa. E poi abbiamo anche una nuova skin che ci daranno gratis proprio in questo Fortnite Summer Vibes, che è una bananita sempre vestita in tema hawaiano, tema comunque festivo. Ecco, infatti, parlando di banane, ce ne vediamo sbucare una. Oh, brutti lupi, mi avete rotto le scatole. Mamma mia, la musica è troppo forte, io non sento nulla, ve lo dico. Andiamo via e direi di avviarci verso la safe, andiamo a pinare quelli pendenti, abbiamo già 3 kill. Chiaramente l'obiettivo è fare Victory Royale con minimo 10 kill, cioè... E se faccio Victory Royale con almeno 10 kill, Babbo Natale esiste, perché ormai tutti sappiamo che esiste. Questo Fortnite Summer Vibes, che ricompensa ci darà? Potremmo riscattare 2 skin gratis, che sono appunto quella muscolosa e la bananita estiva, ma me ne parlerò meglio in altri video. E poi delle emoticon, per la precisione, 4 emoticon, 2 balletti, e siamo già a 4 più 2, 6 più 2, 8, ok. Mancano 9, 10, 11, 12, 6 ricompense e saranno suddivise tra 4 biglietti da visita e 2 canzoncine. Avete presente le musiche? I dem, le musiche di sottofondo. Ok, io ho killato Loot Trooper. Cioè, secondo lui è divertente lo scemo che ha fatto la battuta tra Skull Trooper e Loot Trooper. No, in realtà sei solo un abbetto. Il migliore sono io, ma questo penso che si fosse già capito. Allora, io ho visto un altro player che sicuramente, eccolo, infatti, è là sopra. A livello di mazzi si è messi molto molto male, raga. Però, se sei arrivato fino a questo punto del video, mi raccomando, commenta con hashtag... fammi pensare, hashtag la cocaraccia. Tanto nessuno sa come si scrive, quindi ehi, Naruto mori, Naruto mori, Naruto mori, Naruto, Naruto, per favore crepaci, per favore no, sì, sì, aspettate raga, forse ci schiatta male. Vieni qui brutto, brutta pecora. Eccolo, boom, 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 ehi, sei un pazzo fra... Ma che cacchio è, raga? Mi stava killando, ce l'avete visto? Io non ho parole. Facciamoci immediatamente sto medikit e i 2 shieldoni. But first, take me a selfie. Ta ta na 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 na. Ciao cinghiale, hai l'aspetto proprio di un porco. Vieni qua. Allora, sali. Oh! Wow, stiamo domando i cinghiali. Ma siamo Naruto, domatore di cinghiali. No, non sono un cowboy. Cioè, sto cavalcando un maialino. Vabbè. Ah, abbiamo delle clombacche. Signor cinghiale, perdonami, ma io ho tanta fame. Io ogni volta mi immagino che le clombacche le aggiungono nei supermercati nella vita reale, oppure nei panifici. Sì, desidera il signore. Oh, ciao, signorina del panificio. Io vorrei 1,5 kg di clombacche, perché se le mangia mia nonna, grazie mille. Secondo me è tipo la signorina del panificio. Oh, ok, prendiamo una manciata di clombacche, però... Ora, basta con le cacchiate, abbiamo una kill da fare, lo dico. Wow, 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 wow. Vieni qui, brutta mersa. No, se n'è andato. Vabbè, ma certo, perché non hai il coraggio di fetarmi. Nessuno vuole combattere contro Naruto. Allora, facciamo il punto della situazione. Le moto, occhio però. E gli skate, vi ho già detto tutto quello che sappiamo. No, dai, ma perché se ne deve andare? Cioè, io non ho parole. La gente non vuole giocare per vincere. Vieni, sì, vieni qua, ti killo, oh sì, no, ehi, oh, oh, ma che novità, prete, te piccono, zì, vieni qua, vieci che te piccono, fra, no, raga, si è shieldato, ma perché io sto facendo queste cose che, un po' strane? Ok, tanto ha una mira un po' strana lui, ecco, vedete, non mi prende. No. Ok. Cioè, gli ha dato la kill a cinghiale, a me non me ne frega, questo l'ho killato io. Prendiamoci pure la corona. Vaffancuore.
Allora, vi faccio vedere un po' come si riusa questo super guanto mitico. Vabbè, ma tanto lo sapete. Però è troppo figo vedere tipo Naruto che fa la mossa di Spider-Man, raga. È una cosa indescrivibile. Ho detto che aggiungeranno una nuova mappa per permetterci a noi tutti amanti delle motocross di camminare, driftare, drillare. Sfera e basta. Ok, non c'entra nulla, sfera e basta, lo ammetto. Ma anche per gli amanti degli skateboard, beh, c'è una sorpresa. Infatti aggiungeranno non una, ma due nuove mappe. Oh, tu da dove sbuchi, bro? Ciao. Ciao, amico mio. Scusami. Oh, perfetto. Uno a piccone me lo volevo killare. Giustamente. Ci deve essere il suo cinghiale che mi deve rompere le scatole. Perfetto, muori immediatamente. Stavo dicendo, aggiungeranno una nuova mappa che ci permetterà proprio di fare skateboard. Infatti ci sarà una sezione nella mappa dedicata solamente alle acrobazie con lo skate. E non è finita qui, perché arriveranno delle challenge che proprio ti obbligheranno, tra virgolette, a fare delle acrobazie specifiche sia con gli skateboard sia con le motocross. E se tu le completi, quindi se riesci a fare queste acrobazie, e devi essere molto molto bravo, quindi ti devi allenare, sbloccherai oggetti aggiuntivi. Allora lì direi di inseguire questo player con il guanto mitico di non so chi, perché non è di Spider-Man, questo l'abbiamo capito. Ehi. Ok. Ehi, via. Qui è stato bravo. Ma io di più. E lui aveva pure il pompa blu e non mi ha killato, col pompa blu, veramente una roba totalmente folle. Ci serve molto shield, non poco, Guardate un po' intanto il mio build, perché tutti mi dite: Gio, ma facci ogni tanto vedere come buildi. Lo so, il problema è che io non farmo mai tanto mazzo, infatti poi sbaglio, mi ritrovo sempre alla fine senza materiali. Con le mie impostazioni mi sto trovando molto molto bene. Infatti, come vedete, escono queste partite, tra virgolette, da paura, dove comunque gioco bene. Infatti ho 8 kill, lì ne segna 7, ma ricordiamoci, ragazzi, che l'altro player era mio, però ho dato la kill al cinghialotto, d'accordo? Al cinghialozzo. Allora, una R, leviamolo, leviamolo, tanto non ci serve. 18 player rimasti, attenzione. Però, voi avete mai sentito qualcuno che arriva in endgame senza cure, senza shield? Ecco, io no, penso di essere il primo player nella storia di Fortnite. Ecco, prendiamo pure il danno qui. Sento qualcuno? No. E la guardia? Amici, se qualcuno trova dello shield, io ne sarei veramente grato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi mi dareste un po' di shield. Sentite, Eccolo. Eccolo. Preso. Devastato, cioè. Ma proprio a mani basse. Ok, picconiamolo. Ciao, bello. Proprio easy, fra. Non per qualcosa, però con JoeX97 non puoi fare nulla. Allora, andiamoci a prendere il suo shieldone. Facciamocelo. Dai, dai, dai. Mi raccomando, ragazzoni, lasciate un bel pollicione su per supportarmi al massimo, per augurarmi buona fortuna. Ecco, un like equivale ad un buona fortuna, Gio, ce la puoi fare. Sei tutti noi. Quindi vediamo un po' quanti di voi mi augurano buona fortuna, Allora, mangia. Perfetto. Siamo al top a livello di vita. Meta a livello di scudo. Direi siamo messi bene anche a livello di materiali. Io non vedo l'ora che escono le moto e lo skate. La cosa bella è che con le moto e lo skate andremo super super veloci. Avete presente la velocità della Lamborghini? Della macchina Lamborghini? Ecco, con le moto la supereremo di gran lunga. Con lo skateboard invece sarà molto bello camminare, perché saremo super agili. È facile scendere, le acrobazie le possiamo fare dovunque ci troviamo. E io perdo vita a caso, una roba assurda. Player qui non ne vedo arrivare, però direi di effettuare immediatamente la rotation, così da prendere tutti gli altri che arrivano. Ecco, per esempio, guardate, qui c'è uno, eccolo qua, lo vedete camminare, no? Tu dici, Joe, non sparare. Io invece sparo. L'ho lisciato, ma almeno lui ha capito che io lo voglio killare. Noi abbiamo 9 kill, perché quello del cinghiale è mio. Non so cosa ho detto. Vabbè, comunque, la kill che ha fatto il cinghiale è mia. Vai, Naruto, vai. Ta-na-na-na-na-na-na-na, sono Batman. Ta-n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 a, Batman. Oh, ehi, 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 brutta, brutto porco. Vai via. Eccolo, eccolo. Boom. E, cioè, non si va a finire neanche build fight. Killato. Oh, mamma mia, raga, ma sono scarsi loro o sono forte io? Beh, penso la seconda, perché comunque loro se la destreggiano. Ma con JoeX97 dovevo andare? Cosa vuoi fare? Non puoi fare nulla. 10 player, mi sto sentendo male. Io più altri 9, Questa è la season dove dimostro veramente quanto valgo, ragazzi, Perché le altre season non le ho giocate tanto, non le ho giocate per fare kill, non le ho giocate per impressionarvi, ma magari
Se questo video arriva a 400 like, vi porto le mie impostazioni da mouse e tastiera. Così, a caso, lascio un like, fai tu... Oh, una palla. Oh. Eccolo. Ci siamo noi. E se ne va, eh. Dov'è? Eccolo. Prendiamolo. No, ci sta riandando, raga. No, raga, se n'è andato. Raga, lo dobbiamo prendere. Non me ne frega nulla, via. Andiamo. Cioè, è convinto che solo lui può fare i trick con quel robo che si ritrova, eh. Viecezzi. Eccolo. Cioè, non gli do tregua. Guardate un po' come me la gestisco. Non gli do pace. Vieni. Perché ci sono i cinghiali? Ok, non penso c'entrino nulla. Io lo vorrei killare immediatamente, ragazzi, ve lo dico. Però penso se ne sia andato. Eh sì. Va bene, cambiamo zona. Avviciniamoci al centro safe, dove sicuramente troveremo qualcuno. Non so se lo state capendo, ma io non sto giocando per fare victory, ma quanto più per fare una bella partita, farla piena di kill, più divertente e più avvincente, ecco. Ok, mi sparano! È arrivato il momento di fetarci! Voi siete il team dei budini! Eccolo, vieni qua. Cioè, tu vuoi killare uno, il capo del team dei budini? Hai capito male. Prendiamolo. Qua c'è un cinghiale con un tizio. No. Ok. Preso. Pompa viola, ci serve. Ma proprio subito, eh. All'istante, questo viola ci serve pure. E prendiamoci anche... Allora, mattoni, questi funghettini, così ci aumentiamo un po' lo shield. Qua arriviamo top di vita, perfetto. Vamo, raga. Siamo in pole position. Pole position, pesce spada position, vabbè. Molti mi dite, Gio, ma le fai ancora le battute? E beh, guardate un po' voi. Allora, ci hanno levato lo shield. Moriremo da un momento all'altro. L'ho visto il tizio, eccolo qua, non vi preoccupate. Non vi preoccupate che ho tutto sotto controllo. Qui, ora lui andrà a lootare sicuramente. Vi faccio vedere che sbuca da qua, eccolo. Ah, prende la macchina? Che fa? Bro? Ma, scusami, cosa fai? Ma che fa? No, non me lo chiedete, non lo so proprio, raga. Facciamoci sto scillone. Non fate mai come sto facendo io, perché sono troppo spericolato. Allora, abbiamo 12 kill e siamo rimasti in 1v1. È una roba assurda questa. Tu dici, Joe, puoi farti l'altro scillone? Sì, ma non voglio sprecarlo. Ok. Perfetto, prendiamocelo. L'altro è qui, l'avete visto. Pusciamo, dai, vai. Vediamo di portarci a casa sta partita. Eccolo. Eccolo. Peccato. 12 kill, 12 kill abbiamo. Eccolo. Dove va? L'ho lisciato in una maniera vergognosa. Cioè, l'avrei dovuto prendere. Però... non è un problema, come vedete è uno stile molto difensivo, quindi noi ne approfittiamo di questa paura, tra virgolette, che lui ha. E lo andiamo a pushare noi. Ma non è che ha preso il gabinetto, raga. Cioè, non c'è altra via. Vediamo. Sicuramente ha fatto questa strada, noi lo andiamo a pushare. Oh oh, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho fatto una grande scemenza, ragazzi, ve lo dico. Un colpo e sono out proprio. Sono fuori dal gioco. Bella. Cosa posso dire? Bella, GG.